Ciao ragazzi, bentornati sul canale del vostro Alessandro e benvenuti in questa nuova video recensione. Protagoniste di oggi sono le cuffiette Soundpeats TrueHire 2, le quali mi sono state inviate dall'amico Paoletto Phoneblog Italia, il quale ringrazio per l'invio di questo sample in test, cuffiette forse tra le migliori e più potenti che ho provato finora. Chip Qualcomm aptX, filtro CVC per le chiamate davvero pauroso. Ottimo il loro rapporto qualità-prezzo, perché riuscirete a portarle a casa con una cifra inferiore 40 euro. Davvero un ottimo consiglio da portarvi a casa. Io per il momento vi ho detto tutto e vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche, così da non perdere tutti i prossimi video. Vi mando la sigla e ci rivediamo tra poco con le Soundpeats TrueHire 2. Iniziamo la recensione, come sempre, partendo con l'unboxare la confezione di vendita. Troviamo una confezione, in questo caso bella esteticamente, con alcune immagini delle cuffiette raffigurate, seguite da alcune specifiche tecniche qua e là. All'interno troviamo le nostre Soundpeats TrueHire 2 all'interno del cofanetto di ricarica. Il gavetto di tipo C per la ricarica, seguito dalla manualistica presente la lingua in italiano, che spiega come accoppiare, utilizzare i tocchi. Cofanetto di forma quadrata, angoli smussati, molto leggero, soli 35 grammi complessivo di cuffie. È costruito con buoni materiali, policarbonato nero opaco, con inciso il logo Soundpeats al centro su base lucida, intonato anche al contorno dello sportellino. Porta di tipo C sulla parte destra, seguito da un LED di colorazione rossa quando in carica. Una batteria all'interno da 300 mAh che si ricarica in circa un'ora e mezzo, ricarica i nostri auricolari di 4/5 volte, offrendo un'autonomia di 25 ore di riproduzione continua. Un aspetto davvero fantastico. Apertura verso l'alto, non magnetica, sportellino firmato Soundpeats all'interno. Lettera di riferimento al di sotto delle cuffiette, che restano ben salde al cofanetto grazie al magnete molto forte. Ogni singola cuffia è davvero ben realizzata, totalmente in policarbonato, driver pensate da 14,2 mm davvero grandi, due microfoni per cuffia, LED di stato connessione. In fondo al gambo pin per la ricarica con letterina di riferimento. Hanno una buona ergonomia, si adattano molto bene al nostro padiglione auricolare, come ben vedete non cadono, quasi ci dimenticheremo di averle indossate. Una volta estratte dal cofanetto sentiremo una voce che dirà power on e loro andranno a connettersi in automatico direttamente al nostro smartphone. Davvero tanto leggere, pensate che ogni singola cuffia ha un peso di soli 4 grammi. Superficie touch sulla parte alta, direttamente sul logo, appunto sulla S di Soundpeats. Connessione rapida ma anche molto stabile, merito del Bluetooth 5.2 che garantisce un range massimo di 10 metri ma anche qualcosina in più. Al loro interno è presente un chipset di ultimissima generazione, sto parlando del Qualcomm QCC3040, che offre una riproduzione fedele in HD con bassi davvero corposi, non distorge al massimo, un buon volume, tanta qualità, bello l'effetto surround durante la visione dei film, ma non solo. Hanno un sistema di filtraggio CVC dedicato esclusivamente alle chiamate. Registrazione audio dalle Soundpeats TrueHire 2 collegate al mio iPhone. Sono all'aperto, sto passeggiando, non ho la mascherina. C'è il traffico quotidiano, per il momento nessun fruscio, nessun disturbo, promosse, sotto il reparto chiamate. Benvenuto nel servizio clienti FAST. A
causa dell'elevato traffico telefonico, i tempi di attesa potrebbero prolungarsi. In alternativa, scrivici tramite... Con un singolo tap sulla cuffia destra aumentiamo il volume e di conseguenza lo abbassiamo con la cuffia sinistra, sempre con un singolo tocco. Una pressione prolungata sulla destra. Andiamo alla traccia successiva, traccia precedente su quella sinistra. Due tocchi su entrambe, play, pausa, tre tap, andiamo a richiamare il nostro assistente vocale, che sia Google o Siri. Amici, siamo giunti al termine anche di questa recensione per le SoundPeats TrueAir 2 cuffiette. Davvero tanto interessanti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sto parlando di un vero e proprio best buy del momento. A meno di 40 euro avrete tanta qualità con una piccola spesa. Saranno presenti sulla pagina di Telegram Offerte Tech, non solo, dove pubblico aggiornamento delle offerte, e vi lascerò ovviamente qui sotto il link in descrizione se siete interessati all'acquisto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutti i prossimi video. Iscrivetevi sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram e mi raccomando, spolliciate questo video all'insù, commentate, condividetelo e noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao!